Un cosmonauta russo ha rivelato una registrazione inquietante. Durante un soggiorno nello spazio ha filmato qualcosa che potrebbe dimostrare che non siamo soli nell'universo. Cosa sappiamo dei misteriosi oggetti volanti? Abbiamo davvero a che fare con astronavi aliene? Ma non è tutto. Come rivelano i documenti segreti trapelati, i sovietici erano persino disposti a sacrificare innumerevoli vite umane per vincere la corsa allo spazio. Qualche anno fa, Ivan Wagner ha avuto un onore che poche persone avranno mai. Il cosmonauta russo si è trovato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, ammirando il nostro pianeta blu da un punto di vista unico. Come se questa vista non fosse abbastanza travolgente, uno spettacolo magico si è insinuato nella scena. È così che Ivan ha visto l'Aurora Australis, detta anche Aurora Australe, attraversare la Terra in un disegno a spirale. Mentre il viaggiatore spaziale si meravigliava dell'incantevole fenomeno, una telecamera ha seguito tutto il tempo. In seguito, però, la registrazione in time-lapse ha rivelato qualcosa che ha mandato in fibrillazione l'intera comunità del web e ha sollevato una domanda fondamentale. Che cosa mai è questo? Una domanda a cui nemmeno Wagner ha saputo rispondere. Così il video, che il cosmonauta ha postato su Twitter, è stato accompagnato dalla seguente frase: «Ospiti dello spazio, ovvero come ho filmato il nuovo time-lapse». L'aurora raggiunge il suo picco quando attraversa l'Antartide sulla longitudine australiana, quindi nel mezzo. Nel video, tuttavia, non vedi solo l'aurora, ma anche qualcos'altro. Il tweet seguente diceva poi: «Dal secondo 9 al 12 appaiono 5 oggetti che volano uno accanto all'altro alla stessa distanza». Cosa pensi che siano? Meteore? Satelliti? O cosa? Un'occhiata al video mostra che gli strani oggetti hanno uno schema di volo insolito. Sembra che appaiano dal proverbiale nulla. In seguito, i punti luminosi si muovono dritti e in perfetta formazione, prima di svanire di nuovo nelle gigantesche ampiezze dello spazio. Poiché, come detto, si tratta di una registrazione time-lapse, il breve lampeggiamento delle formazioni è durato in realtà circa 52 secondi. Il prezzo del successo. Yuri Alexeyevich Gagarin si è immortalato per sempre nei nostri libri di storia. Il 12 aprile 1961 si lasciò alle spalle la Terra e avanzò a bordo della navicella Vostok 1 per diventare il primo uomo nello spazio. A questo punto però è utile ricordare un fatto. Il boom che i viaggi spaziali conobbero in quel periodo non nacque affatto da un interesse puramente scientifico, ma dalle turbolenze della Guerra Fredda. Mentre gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica erano legati da un'aspra inimicizia, le due superpotenze cercavano di superarsi a vicenda in ogni campo possibile. Mentre il conflitto sulla Terra si intensificava, tra l'altro in sanguinose guerre per procura, la faida si riversò infine anche nell'universo. Alla luce dell'acclamato sbarco sulla Luna di Neil Armstrong e Buzz Aldrin nel 1969, tendiamo a dimenticare rapidamente un fatto. Nella corsa allo spazio, l'Unione Sovietica era inizialmente in vantaggio. Il 4 ottobre 1957 è passato alla storia americana come lo shock Sputnik. Scossa nelle sue fondamenta dalla discesa nello spazio del satellite sovietico, Sputnik 1, la popolazione statunitense, dovette digerire la successiva battuta d'arresto poche settimane dopo. I sovietici misero in orbita intorno alla Terra la prima creatura vivente sotto forma di cane Laika. Con il senno di poi era ovvio che il passo logico successivo sarebbe stato quello di mandare nello spazio anche un essere umano. Ma quella che fu venduta al pubblico come una scintillante storia di successo era in realtà un gioco con il fuoco. Alcuni documenti segreti pubblicati dimostrano che Yuri Gagarin è stato fortunato a sopravvivere al suo volo pionieristico. Di più, secondo tutte le apparenze, la morte del cosmonauta sarebbe stata accettata persino con favore. Il caos segreto. Così, due giorni prima del lancio al cosmodromo di Baikonur, non c'era affatto uno stato d'animo fiducioso, ma una tensione nervosa. Gli ingegneri avevano scoperto che il peso combinato di Gagarin, della sua tuta spaziale e del sedile superava di 14 kg il limite consentito. Da quel momento i responsabili rimossero dalla navicella tutte le parti che sembravano in qualche modo sacrificabili. Poiché tra queste c'erano anche due sensori di pressione e temperatura, si verificò un cortocircuito. I tecnici lavorarono tutta la notte per risolvere il difetto. Tuttavia, i documenti segreti rivelano non solo una serie di malfunzionamenti tecnici, ma anche la volontà della leadership sovietica di rischiare la vita di Gagarin per mettere gli Stati Uniti al suo posto. Per rispettare a tutti i costi la tabella di marcia prevista, i sovietici ricorsero a soluzioni facili e veloci, che tuttavia erano tutt'altro che ottimali dal punto di vista tecnico.
Ad esempio, hanno deliberatamente evitato di sviluppare sistemi di emergenza che sarebbero intervenuti in caso di incendio o di fallimento del lancio. Meno di 3 minuti dopo che il razzo Soyuz si era alzato in volo, il sistema di controllo si è parzialmente guastato e il motore si è spento con 15 secondi di ritardo. Poco dopo, Gagarin riferì che anche la penna per i diari si era staccata dal suo supporto e galleggiava irraggiungibile nella capsula. Poiché il diario di bordo era ormai inutilizzabile, il cosmonauta lo mise in tasca. 108 minuti dopo, Gagarin aveva circumnavigato la Terra, ma anche l'atterraggio non era andato secondo i piani. Il sito di atterraggio, inizialmente previsto, fu mancato di circa 600 km. Poiché i sovietici non avevano ancora sviluppato un meccanismo per un atterraggio morbido, l'astronauta fu espulso dalla capsula con un paracadute a un'altitudine di 7000 metri. Alla fine, il cosmonauta ha avuto bisogno di quasi 6 minuti per aprire la valvola di respirazione della sua tuta spaziale. Una corda si era annodata, ma a prescindere dalle avversità che hanno accompagnato la missione, una cosa è indiscutibile. Yuri Gagarin è stato il primo uomo a lasciarsi alle spalle la Terra e a partire per lo spazio. O forse no? I cosmonauti perduti. A tutt'oggi persiste la voce che Gagarin non sia stato il primo cosmonauta ad avventurarsi nelle gigantesche distese dello spazio, fu semplicemente il primo a sopravvivere alla sua missione. E anche se l'Unione Sovietica era nota per nascondere i fallimenti di ogni tipo sotto il tappeto, una circostanza non dovrebbe essere dimenticata a questo punto. Le teorie cospiratorie in questione non sono mai state confermate ufficialmente. Ma coloro che credono che anche queste storie abbiano un fondo di verità sono convinti che la strada verso lo spazio fosse lastricata di cadaveri. Nel 1959 il fisico e pioniere dei razzi Hermann Oberth attirò l'attenzione su di sé quando affermò che un cosmonauta sovietico era morto durante un volo suborbitale del cosmodromo di Kasputin Yar. Tuttavia Oberth preferì mantenere segreta la fonte delle sue informazioni. Il 1959 fu anche l'anno in cui l'agenzia di stampa italiana Continentale pubblicò una notizia esplosiva. Un comunista ceco di alto rango aveva rivelato che un uomo di nome Alexei Ledovsky era morto durante un lancio spaziale non ufficiale. Nella stessa occasione vennero citati i nomi di altri 3 cosmonauti deceduti, Sergei Shiborin, Andrei Mitkov e Maria Gromova. Le voci non confermate furono alimentate da un articolo del giornale Ogoniok, che parlava di voli ad alta quota e mostrava 3 persone in tuta spaziale. Nel 1960 i fratelli italiani Achille e Giovanni Iudica Cordiglia si dedicarono nuovamente al compito di registrare il traffico radio segreto dei sovietici nello spazio. Nella loro stazione radio, costruita vicino a Torino, i due furono testimoni, tra l'altro, del primo volo nello spazio di Yuri Gagarin. Tuttavia questo non fu affatto l'unico messaggio intercettato all'epoca. Tra il 28 e il 30 novembre i due fratelli registrarono segnali Morse ripetitivi con il messaggio SOS al mondo intero. Utilizzando l'effetto Doppler hanno scoperto che il messaggio era chiaramente trasmesso da un oggetto in movimento. Alla fine l'incidente fu collegato a una missione sovietica sfortunata, ma il pubblico mondiale non ne venne mai a conoscenza. Vladimir Ilyushin. Dopo che nel 1959 il pilota collaudatore Vladimir Ilyushin ha messo una distanza di quasi 29 km tra sé e la superficie terrestre, l'anno successivo è stato insignito del titolo di eroe dell'Unione Sovietica. In seguito Ilyushin ricevette anche l'ordine di Lenin, il premio Lenin e il premio di Stato della Federazione Russa. Tuttavia una voce della sua vita non è ancora stata inserita. Avrebbe dovuto diventare il primo uomo nello spazio al posto di Yuri Gagarin. Almeno così dicono le teorie che circolano da tempo. 2 giorni prima del lancio di Gagarin, un articolo di giornale affermava che Ilyushin era stato coinvolto in un grave incidente stradale. Si dice però che si trattasse di una notizia falsa, volta solo a distogliere l'attenzione dal suo volo spaziale andato male. In realtà il viaggio di Ilyushin nello spazio sarebbe andato a buon fine, ma durante il volo si sono verificate una serie di gravi complicazioni che hanno costretto il presunto cosmonauta a un atterraggio di emergenza in Cina. Ilyushin è stato poi catturato dalle autorità cinesi, gravemente ferito. Ma poiché un atterraggio di fortuna e un uomo sfuggito per poco alla morte non erano adatti all'immagine pubblica, i sovietici tacquero. Mentre l'elenco non ufficiale degli incidenti e dei decessi sovietici è plausibilmente lungo, quello ufficiale continua ad avere solo 4 voci.
Il primo cosmonauta morto in un incidente e riconosciuto dall'Unione Sovietica fu Vladimir Komarov. Aveva partecipato alla missione Soyuz 1 nell'aprile del 1967, che si concluse con un disastro assoluto. Poiché la navicella aveva notevoli difetti tecnici, il volo dovette essere interrotto prematuramente. Tuttavia, il sistema di paracadute della navicella si guastò, facendola schiantare al suolo a una velocità di 145 km orari, uccidendo Komarov. Le altre tre vittime furono Georgi Dobrovolsky, Vladislav Volkov e Viktor Pazayev. Mentre la missione Soyuz 11 del 1971 sembrava inizialmente un completo successo, il grande shock seguì al ritorno sulla Terra. L'equipaggio fu trovato senza vita nei sedili della capsula di atterraggio. Il motivo del tragico incidente fu che una valvola di equalizzazione della pressione si era aperta troppo presto. L'aria della cabina uscì completamente nel giro di pochi secondi. Iscriviti subito perché i video più emozionanti devono ancora arrivare.